In questi anni seracchiani non è stata diminuita una lira, un euro di finanziamento, nonostante anni di crisi, nonostante gli anni della crisi di tutto. Lo stanziamento regionale per la sanità è lievemente aumentato ogni anno. Il personale pubblico addetto ai servizi sanitari regionali è aumentato in questi anni, di poco, ma è aumentato, pure in anni di profonda crisi. Quindi i famosi tagli alla sanità sono più nella fantasia, nel pericolo, nella paura che nella realtà. Nella realtà questi tagli non ci sono stati. Certamente è sempre più difficile il sistema perché i bisogni sono sempre di più, perché gli anziani sono sempre più anziani, perché grazie alla medicina si vive sempre di più, ma ci si ammala anche sempre di più, perché si è sempre più fragili e quindi i problemi sono enormi. D'accordo, di fronte a questi problemi enormi le risposte saranno sempre inadeguate. Sempre inadeguate. Si tratta di vedere quanto inadeguate davvero sono e che sforzi si fanno per renderle meno inadeguate possibili. E io credo che questa regione, a differenza di altre regioni, faccia molto per rendere meno inadeguate possibili le risposte a problemi enormi e che ci travalicano tutti e che vanno molto di là delle possibilità di ciascuno di noi. Ma questa regione, anche rispetto a studi nazionali recentissimi, è una regione in cui il sistema sanitario funziona meglio di quasi tutte le altre regioni italiane. E poi per il resto continuiamo a lavorare per cercare di inchiodare i problemi che ci sono e cercare di risolverli mano a mano che si riesce a farlo. Non la vogliamo più. No, volevo raccontargli una cosa. Siccome quello dei denti è una cosa a cui pensavo mentre vedevamo il servizio, no? Visto che tutte le persone che parlavano. Allora, siccome anche nel ricco nord-est il problema c'è, abbiamo fatto una riforma della sanità piuttosto importante. Con i soldi che abbiamo risparmiato, siamo l'unica regione che ha l'odontoiatria sociale, 5 pronto soccorso che intervengono. Da 0 a 6 bambini non pagano nulla, oltre i 65 anni non paga nulla. Per tutti gli interventi, dalla dentiera alle cose più importanti. Noi non abbiamo tagliato i costi perché in questi 3 anni abbiamo aumentato. Noi non abbiamo tagliato i costi perché in questi 3 anni abbiamo aumentato. Noi non abbiamo tagliato i costi perché in questi 3 anni abbiamo aumentato. Se in Italia, anche in quel sud magnifico che lei ricorda, gli amministratori si prendessero la responsabilità di non pensare al consenso elettorale, ma di fare le cose che servono. Io per fare quelle cose che ho detto ho dovuto chiudere dei punti nascita, ho dovuto riconvertire degli ospedali. Sa che significa? Che perdo consenso. Però sa che significa? Che quando mi telefonano e mi dicono da quando abbiamo aperto l'odontoiatria sociale sono arrivate 23.000, ci sono arrivate oltre 10.000 domande di persone che Dai. chiedono di poter essere assistite. Io sono d'accordo e sono contenta. Certo.